Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Gullà. Zamparini dice che il suo Palermo questa sera perderà 2-0, probabilmente scaramanzia. Anche perché il rosanero stasera contro il Milan hanno un'occasione ghiotta da sfruttare assolutamente. La zona Champions, il quarto posto, è lì, a portata di mano. Basterebbe vincere oggi e sperare che la Sampdoria domani non faccia risultato all'Olimpico contro la Roma. Il Palermo sia fisicamente che mentalmente sta bene, al contrario del Milan che ha ormai detto addio allo scudetto e che al Barbera giocherà solo per l'onore. Tutti hanno un risultato in testa, la vittoria. Solo i tre punti possono alimentare il sogno, solo i tre punti possono riconsegnare le ali ai rosanero. Carpe diem Palermo. Leggera sgambata questa mattina per il Palermo prima dell'incontro di questa sera al Barbera contro il Milan. Rossi ha un dubbio, si chiama Cesare Bovo, se il difensore non ce la dovesse fare sarà arretrato Migliaccio al fianco di Kier, sugli esterni Cassani e Balzaretti, a centrocampo dirige Liverani, poi Nocerino e Bertone ai fianchi e Pastore trequartista, in avanti Miccoli ed Hernandez. Lui mantiene sempre i piedi per terra e non si gonfia il petto, ma dentro sé sa quanto è importante la gara di stasera. Sentiamo il tecnico rosanero, Delio Rossi. Stiamo parlando del Milan, non stiamo parlando di una squadra, stiamo parlando di una squadra importante, quindi ci terranno a finire bene il campionato, vuoi per chi la riconferma, vuoi per farci vedere magari eventualmente da altre squadre, quindi domani sarà la partita. In questo momento siamo un po' contati, soprattutto in certi ruoli, un po' per infortuni, un po' squalifiche, quindi avere un giocatore in più ti dà la più possibilità di scelta, anche perché l'ho detto, in questo momento la differenza magari te la faranno quelli che hanno giocato meno, magari vedi lo stesso Budan che ha giocato 5 minuti a Cagliari, è stato determinante. Il Palermo perderà 2-0, Maurizio Zamparini come sempre lascia tutti stupiti, sentiamolo. Sono molto preoccupato perché è una partita difficile e non vedo la giusta concentrazione, se andiamo avanti così la perdiamo secca. Il mio pronostico è che perdiamo 2-0 perché non vedo la giusta concentrazione e cattiveria durante la settimana, vedo un po' di rilassamento, come se il successo dovesse arrivare per mano divina. Il suo futuro è in bilico, ma intanto spera che il suo Milan chiuda con onore. Sentiamo il tecnico rossonero, Leonardo. Basta vedere i giocatori che abbiamo a disposizione, che hanno condizione di andare in campo, che si può sicuramente fare una squadra e far molto bene, diciamo, domani contro il Palermo. È vero anche che Palermo vive un momento molto positivo, non perde tanto tempo in casa, ha grandi obiettivi, grande entusiasmo, una squadra che ha un suo modo di giocare molto preciso e quello sicuramente fa, diciamo, per loro avere grandi certezze. Quanti assenti in casa Milan per la partita di stasera? Questi gli uomini che manderà in campo Leonardo. In porta Dida, difesa con Zambrotta, Thiago Silva, Oddi Antonini, centrocampo con Gattuso, Pirlo, Seedorf, in avanti Mancini, Ronaldinho e Umtelar. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.